Ciao Scream Weekers, buongiorno, buonasera, io sono Vi e questa è una nuova puntata di Ficca Naso, il vostro segugio personale sempre in caccia di succulente notizie dal mondo di Hollywood e non solo. 28 febbraio, dopo ben 3 anni dall'uscita del primo film della saga, è in arrivo la parte 2 di Dune, il Colossal di Denis Villeneuve, tratto dalla saga letteraria omonima di Frank Herbert. Il film era in realtà previsto per la fine del 2023, ma i recenti scioperi hanno fatto slittare la data. Tranquilli, mo ormai è sicuro. 3 anni sono tanti, facciamo quindi un po' di ordine. E cos'era successo nel precedente capitolo di Dune? Il pianeta sabbioso Arrakis è l'unica fonte nell'universo della spezia, una sostanza capace di fornire il dono della premonizione e di amplificare le capacità mentali di chi la assume. Custode del pianeta, noto anche come Dune, è la famiglia Atreides, che eredita il compito da quella degli Harkonnen. Il passaggio di consegne si rivela però un piano degli Harkonnen e dell'imperatore Corrino, che vorrebbero spazzare via i sempre più potenti Atreides. Il capofamiglia Leto perde la vita e suo figlio Paul, insieme a sua madre Jessica, sono costretti a fuggire nel deserto. Qui incontriamo i Fremen, tribù locale di Arrakis di cui fa parte anche Chani, una ragazza che Paul sognava spesso pur senza averla mai incontrata. Paul, particolarmente sensibile alla spezia, riesce sempre più chiaramente a scorgere il futuro nel quale sembrerebbe essere l'eletto destinato a guidare una rivolta. Senza fare spoiler, nel secondo capitolo vedremo crescere il rapporto fra Paul e Chani, che sarà però messo a dura prova dalle responsabilità dell'eletto. Villeneuve promette che rispetto al primo capitolo, che ha gettato le basi del sequel assestandosi su atmosfere meditative e contemplative, il secondo sarà invece pieno di azione e di tragedie. Tocca preparare i fazzoletti, abbiamo capito, dai. Nel cast, che è stellare a dir poco, ritroveremo Timothée Chalamet nel ruolo di Paul Atreides, Rebecca Ferguson in quello di sua madre Lady Jessica, Zendaya in quello di Chani ed anche Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Anderson, Charlotte Rampling e Javier Bardem. Tra i nuovi ingressi, invece, i nuovi arrivi figurano, tra gli altri, Lea Seydoux, Florence Pugh, Anya Taylor-Joy, Austin Butler e Christopher Walken. Ma che secondo voi ci fermiamo qua? La storia di Paul Atreides continuerà in Dune 3, che è già in sviluppo ufficialmente. Villeneuve ha dichiarato che lo script è ormai praticamente pronto, ma è ancora presto per parlare di eventuali date. In produzione è anche una serie TV legata a quello che a tutti gli effetti evolverà in un universo unito in stile Marvel Cinematic Universe, Dune Prophecy. Anche questa serie diretta da Villeneuve, almeno il pilota, poi vediamo. Racconterà la nascita dell'ordine delle Bene Gesserit, una sorellanza di donne, di cui Lady Jessica, madre di Paul, fa parte, che in un prequel della trilogia metterà in moto gli eventi che porteranno alla nascita dell'eletto. E ancora, pare che videogiochi, graphic novel ed altre serie TV siano in via di definizione per allargare la lore di Dune, che già qualcuno definisce lo Star Wars di questa generazione. Siete in hype per il sequel di Dune? Siete appassionatissimi fan della saga letteraria? Vi era piaciuto il primo film? L'adattamento? Fatecelo sapere come sempre in un commento qui sotto. Iscrivetevi ai social e al canale di Scream Week se ancora non l'avete fatto. E per altri contenuti di cinema e serie venite a trovarmi sul mio canale Violetta Rocks. Ai prossimi appuntamenti, ciao!